Devo dire che ho apprezzato molto l'intervento di Deborah Serracchiani, anche perché le cose che ha detto mi sono suonate molto familiari. Io credo che noi abbiamo di fronte a noi una destra pericolosa e popolare, egemonizzata da Matteo Salvini, e il nostro primo problema è riflettere su come fermarlo. Il nostro primo problema è come si ferma Salvini. Salvini cercherà di utilizzare la disperazione, la rabbia, la paura del popolo per scagliarla contro le istituzioni della democrazia liberale. Con una declinazione particolare di questa posizione politica che è tipica di tutti i nazionalisti della sua stagione. La democrazia, sarà questa la sua affermazione principale, è la dittatura della maggioranza. Orban lo dice con chiarezza, e questo implica il non riconoscimento delle minoranze, degli organi terzi, delle opposizioni, e mette persino in questione la separazione dei poteri. L'altro giorno un sottosegretario della Lega ha detto che il compito del governo è quello di marginalizzare la magistratura progressista. A lui gli è scappato detto, ma il governo lo sta facendo. Noi, credo, dobbiamo interrogarci su come rivendichiamo un'altra idea della democrazia. Un grande rivoluzionario americano, uno dei padri della Costituzione americana, disse nella discussione di quella carta fondamentale, la prima delle democrazie moderne, che non aveva combattuto gli inglesi per assegnare una nuova dittatura ai 91 membri della Camera dei Rappresentanti. La democrazia non è solo principio di maggioranza, è anche tutela delle minoranze di qualunque natura sia. Non lo dico per noi, noi lo sappiamo tutti, lo abbiamo sentito questa mattina, ma io penso che lo dobbiamo dire perché questa sarà la questione principale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Come si prova a fermare questo tornado? Capendo le ragioni, lo diceva Gianni Cooperlo, di quel popolo arrabbiato, provando a dargli un altro sbocco politico, e poi su questo dirò, ma anche unendo principi e politiche. Noi non possiamo essere transigenti su questioni che segnano la nostra identità. Sulla legittima difesa non possiamo presentare una nostra controproposta. Dobbiamo dire che la tutela dell'ordine pubblico spetta alle forze di polizia e fare delle politiche che sostengono il rafforzamento delle forze di polizia. Sull'immigrazione noi dobbiamo dire che gli uomini nascono uguali e tutti hanno diritto di vivere dignitosamente. Lo dobbiamo fare anche con dei gesti. Io sono convinto che a Macerata abbiamo tenuto una posizione giusta. Forse potevamo fare di più. Io sono stato l'unico che è andato a Macerata. Ma insieme, io credo che dobbiamo anche prendere atto del fatto che l'incontro tra persone che vengono dai quattro angoli del mondo non si realizza semplicemente perché si riconosce la contaminazione o il patrimonio di cui ciascuno è portatore. Lì ci va la politica. E riflettere sulla inadeguatezza delle politiche di integrazione che abbiamo saputo mettere in campo nel corso di questi anni. Perché quando due persone parlano lingue diverse, vengono da mondi diversi, un conflitto iniziale è inevitabile. Quel conflitto va gestito, non rimosso. E dico questo perché sono convinto del fatto che quel senso di insicurezza che vediamo nei sondaggi è spesso la conseguenza di uno spaesamento di chi non riconosce più il proprio contesto intorno. Nelle nostre periferie, quella paura che è cresciuta è il frutto del fatto che un uomo di 80 anni trova nel suo condominio delle persone che parlano un'altra lingua, mangiano cose diverse da quelle che mangia lui, hanno abitudini diverse, e quello è il presupposto della paura. Non tutti hanno gli strumenti per capire il mondo globale. Noi dobbiamo stare da quella parte e provare a aiutare chi arriva, ma anche chi c'è, a comprendere. Io penso
che se noi partiamo da qui, allora possiamo fare una discussione utile ed evitare che i grandi cambiamenti che evochiamo in modo spesso retorico siano il presupposto di una paura che cresce. Ma perché questo avvenga bisogna aiutare tutti a comprendere questi cambiamenti, mettersi dal loro punto di vista e contemporaneamente evitare che questi cambiamenti si determinino un beneficio soltanto per una minoranza della popolazione. Io mi sarei aspettato oggi da tutti una riflessione seria su perché le nostre scuole, i nostri ospedali, i nostri centri per l'impiego, le nostre politiche industriali e fiscali, l'Europa, non sono state sufficienti a placare questa paura. Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Mi sarei aspettato una risposta a domande complicate che non possono essere liquidate semplicemente dando la responsabilità a questo o a quello, ma che hanno una risposta se sappiamo guardare, come diceva Maurizio, nei fenomeni profondi. Francamente, non mi sarei aspettato che tutto fosse liquidato alle colpe di Leu, che ci sono, allo scarso carisma di Gentiloni e alla rumorosità delle minoranze interne. Se vogliamo fermare questo mostro, la domanda è come si civilizza il capitalismo, e questo sforzo di riflessione lo dobbiamo fare insieme. E la domanda è, lo dicevo all'inizio, come si ferma Salvini. Io dico una cosa molto semplice. Possiamo anche pensare che abbiamo di fronte due destre. Questo non ci autorizza ad agevolare la loro saldatura. Noi ci siamo alleati coi monarchici per cacciare i fascisti. Non erano la nostra partnership ideale, ma lo abbiamo fatto perché abbiamo individuato un nemico più pericoloso. Io credo che dobbiamo porci il tema di come la nostra alacre attività è giusta, è da rivendicare, di salvare il sistema, è apparsa a molti come colpevole perché quel sistema ha creato contemporaneamente ingiustizie e distanze sempre più grandi. Questo io credo è il punto sul quale noi ci dobbiamo interrogare. Lo ha detto Gianni, non sei establishment perché sei al governo, sei establishment perché viene percepito come non più in grado di interpretare le domande degli ultimi. E questo scenario, che è davvero grande e terribile, ci invita a mettere da parte davvero le discussioni trascurabili, ma anche ad affrontare, proprio perché stiamo per affrontare un passaggio in cui non dovremo smettere di litigare, forse dovremo litigare di più, ma spiegare di che cosa stiamo litigando, perché tra noi abbiamo idee diverse. Ecco, in questa nuova fase che dobbiamo affrontare, dobbiamo affermare una cosa molto semplice, che è vero che chi vince guida, ma chi perde ha diritto di difendere e provare ad affermare le proprie idee, sempre. Anche perché quelle idee poi forse non erano così balzane, naturalmente adeguandosi al principio di maggioranza e rispettando le decisioni in tutte le sedi, ma quelle idee non erano così balzane. Se oggi tutti diciamo che serve un centrosinistra largo, che bisogna distinguere tra segretario del partito e candidato alla premiership, se diciamo che bisogna rimettere in discussione l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, se diciamo questo, allora io penso che anche le ragioni di chi ha perso vanno ascoltate e magari tenute in considerazione strada facendo. Perché Salvini è diventato egemone nelle periferie? Io non ho una risposta compiuta, il Congresso dovrà dare una risposta compiuta. Perché è diventato egemone nell'Italia tagliata fuori dalla globalizzazione, nelle aree interne alle quali dovremmo tornare a guardare? Non ho una risposta. Certo, la risposta non è la nostalgia per gli anni 90, né per i DS né per Tony Blair, per il quale non rubricherei la guerra in Iraq come un incidente di percorso. Io penso che la prima risposta che dobbiamo dare è un'opposizione intelligente, che sia intransigente sulle questioni delle libertà fondamentali e delle garanzie democratiche, ma intelligente sulle questioni economiche e sociali.
E dico questo perché, guardate, nelle prossime settimane noi daremo già il segno di che verso prende il congresso. Subito. Vedete, non è importante ascoltare, ma è anche importante decidere che punto di vista si assume. Allora noi non possiamo prendere in giro quelli che vanno a fare le code per chiedere se c'è il reddito di cittadinanza. E non possiamo neanche dire che quelli che vanno là lo vanno perché si vogliono sdraiare su un divano. Lo fanno perché spesso in molte realtà del paese non c'è la possibilità per un giovane di trovare un posto di lavoro. Nessuno va in pensione a 39 anni in Italia, non ci va più da molto tempo. Ma se nella vita di una persona ti spostano in avanti l'età pensionabile di 7-8 anni rispetto al tuo progetto di vita, non puoi pensare che quello non abbia un contraccolpo. Allora io dico che forse non siamo riusciti a fare quello che avevamo già detto, incominciato a fare, e non invece che dobbiamo difendere la Fornero come una Bibbia. Temperare l'impatto di quelle riforme ed evitare che abbiano un effetto dirompente dal punto di vista economico e sociale. I riders. Ai rider non possiamo dire avrete dei diritti quando troverete un altro posto di lavoro. Noi i diritti li dobbiamo assicurare in quel posto di lavoro, anche perché non è vero che quella è un passaggio della vita. L'economia moderna distrugge il lavoro e quel lavoro rischia di essere l'unico lavoro per una fase prolungata della vita. Allora, concludo. Il punto di vista. Ricordiamoci che c'è il conflitto che abbiamo cancellato dal nostro racconto. C'è il conflitto sociale, c'è il conflitto tra i sessi, c'è il conflitto tra l'uomo e la natura, c'è il conflitto che la politica e la democrazia devono governare. Ci sono. L'altro giorno, senza che nessun sindacalista prendesse la parola, Di Maio ha detto una cosa terribile. Ha detto: voglio mettere insieme il MISE e il Ministero del Lavoro perché voglio che così non litighino più gli imprenditori e i lavoratori. Ma noi sappiamo che i lavoratori e gli imprenditori hanno certo spesso problemi comuni, ma quelle due posizioni sono diverse e vanno riequilibrate attraverso un intervento della politica. Noi sappiamo che tra la grande impresa e la piccola c'è una differenza. Noi sappiamo che tra la finanza e l'economia c'è una differenza e queste differenze non le possiamo cancellare. Sono l'elemento con i quali la democrazia deve fare i conti. Ecco allora cosa serve. Serve una radicalità nella lettura del mondo. L'ascolto sì, ma da quale punto di vista? L'Europa sì, ma quale Europa? Se noi pensiamo che in Europa, mettendo insieme tutti quelli che la vogliono, a prescindere da com'è, riusciremo a fermare i nazionalisti, sbagliamo. Ci sono persone che hanno determinato, nomenclature e tecnocrazie che hanno determinato un'Europa incapace di dare risposte alle domande dei cittadini, e poi c'è chi la critica perché ritiene che debba essere il più grande strumento al servizio di questo continente per determinare le condizioni di eguaglianza. Noi non possiamo stare con tutte e due. Il fronte repubblicano è una cosa che va bene ai parioli, non da chi si trova nelle condizioni di dover affrontare il dramma di un mondo che non capisce e che gli si riversa addosso. Io credo che questo sia il punto di partenza alle prossime europee, e per questo io credo che sia una scelta saggia oggi discutere prima delle europee e chiudere il congresso prima delle europee, o comunque avendolo definito ampiamente prima delle europee, perché non basterà dire soltanto Europa, dovremmo dire quale Europa, con chi, a quali settori dell'Europa ci vogliamo rivolgere, se con chi soffre o chi dell'Europa ha fatto un paravento per difendere le proprie rendite finanziarie. Non è la stessa cosa e noi dobbiamo decidere. Grazie.